Buonasera a tutti. Credo che sia molto molto difficile, per non dire impossibile, che si possa tornare a giocare. Sicuramente la continuità e la solidità della squadra è stata quella che tutti noi per primi e i tifosi si auguravano di avere quando abbiamo iniziato questa stagione. Ma noi dobbiamo veramente essere molto grati alla nostra proprietà, ci mette nelle condizioni di fare le cose al meglio delle nostre possibilità. Io non posso contestare nulla a livello di impegno alla mia squadra. Noi nel nostro piccolo credo che possiamo, insomma, un attimino stringerci un pochino e provare a riorganizzare una piramide partendo dai settori giovanili. C'è qualche collega che ti piace particolarmente? Il rapporto all'interno proprio del gruppo di attori Eurolega non è solo professionale, ma c'è un senso di così una famiglia che viene dall'aver condiviso tantissime partite da avversari. Io da giovane allenatore, o comunque crescendo come allenatore, sono sempre stato molto ammirato nel vedere che in Jugoslavia, poi in Serbia, in Croazia, gli allenatori hanno sempre occupato posizioni molto importanti nel mondo politico della pallacanestro. Sarebbe bello se anche in Italia diciamo, gli allenatori potessero avere un ruolo che sia un po' più importante di un ruolo propositivo, di un ruolo di supporto. Però la cosa fondamentale è che noi dobbiamo, allenatori, per meritarci, diciamo, la considerazione, dobbiamo avere grande dignità e grande coesione come categoria. Proprio recentemente il nuovo presidente di Lega, Umberto Gandini, ha chiesto di parlare a una rappresentanza degli allenatori di Serie A, e questa è una bellissima cosa. Poi però non bisogna dimenticarsi che dietro gli allenatori di Serie A ci sono tantissimi allenatori che sono assistenti, che allenano nei settori giovanili, che allenano in società che faranno una grande fatica a causa di questa crisi economica a mandare avanti la loro attività. Proprio in questo momento credo che sia importante che ci ricordiamo certamente degli allenatori di vertice, ma soprattutto che manteniamo una grande attenzione per come potrà essere possibile per quelli che sono dietro e che sono meno visti. Le cene con Popovic ti hanno lasciato il segno o no? Mi hanno lasciato probabilmente qualche chilo in più. Ci racconti brevemente come hai vissuto, come è stato la tua testimonianza diretta del giocatore e dell'uomo Kobe? Io andai lì nell'anno del lockout e scoprì una cosa di cui non avevo la più pallida idea, perché ovviamente io, figurati se conoscevo Kobe Bryant. Kobe Bryant era un avido, interessatissimo seguace di tutta la pallacanestro internazionale e soprattutto dell'Eurolega. Avevamo questa cosa molto particolare, che lui mi parlava sempre in italiano, perché non voleva farsi capire, perché ogni tanto magari diceva anche qualche roba su un tiro sbagliato di uno piuttosto che di un altro. Però quando voleva dirmi qualcosa che secondo lui voleva che mi arrivasse chiara, allora tornava all'inglese. Da lui ho avuto veramente tanti gesti probabilmente immeritati di attenzione, di rispetto, di affetto. Il giocatore è una cosa impressionante. Sei stato di una professionalità estrema, ma nessuno conosce la tua abilità di cabarettista, quello di imitatore e cantante. Puoi scegliere una delle tue cose. No. Ti chiedo, guarda, ormai a 60 anni mi devi esonerare da questo.